approccia alla sua scala, sabato avete una partita importante, una partita difficile, sì. Come la puoi commentare? Assolutamente, sabato andiamo a giocare a Montecchio, che come noi portiamo in classifica, deve riduci da meno 23 contro Riva, no? In trasferta, quindi insomma, sicuramente vorranno uscire poi in questo momento di difficoltà, evidentemente. E anche loro sono una squadra onestamente molto buona, hanno dei lunghi bidimensionali che giocano dentro e fuori, giocano fronte a canestro, tirano da tre punti, le piccole sono molto, molto intense, allungano la difesa a tutto campo, qui sicuramente sarà per noi un ulteriore passo in avanti, riuscire a giocarcela con loro sarà un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso. L'idea è di riuscire a non cadere nella loro frenesia, quindi riuscire a rallentare il gioco nel momento in cui abbiamo bisogno di rallentare, che per noi è ancora non un tasto dolente, però una situazione su cui dobbiamo lavorare molto. E di riuscire a limitare le loro lunghe, che sono delle lunghe simili a quelle di le due giocatrici di Salcedo, che ci hanno fatto abbastanza male, quindi dovremmo riuscire a trovando una situazione più o meno simile, dovremmo riuscire a limitarla molto. Questa settimana è stata una settimana molto intensa, avvenimenti molto duri, difficile per affrontare questa sfida, e come è andata? No, allora, in realtà le nostre settimane tipo sono fondamentalmente sempre uguali. Dopo è chiaro che magari l'allenamento del venerdì si adatta a finire la partita del giorno dopo. Però fondamentalmente sono ragazze che sono abituate ad allenarsi mediamente 4-5 volte in palestra, in campo, più 2-3 volte qui in studio in parte fisica, quindi diciamo che sono ragazze che si allenano, si allenano sempre, si allenano con intensità, si allenano con serietà e con dedizione, quindi da questo punto di vista la nostra settimana, diciamo che dall'inizio dell'anno stiamo avendo un crescendo e questo è molto positivo. Sicuramente non dobbiamo fermarci qua, sicuramente la quantità è importante e noi stiamo facendo, dobbiamo un attimino essere un pelo più smaliziati, dobbiamo dire, su certe situazioni, riuscire a metterle in pratica più rapidamente durante la settimana per poi non trovarsi a preparare il sabato. Ecco, la prossima settimana inizia il campionato dell'Under 18, sì. E faremo un commento sul campionato, perché sarà i moderni del campionato. Sì, quindi aggiungiamo carne al fuoco, quindi martedì prossimo inizierà anche il campionato Under 18. Noi al campionato Under 18 siamo iscritti con due squadre, per un totale di 25 giocatrici nate dal 2000 al 2004, quindi una varietà di annate, di giocatrici, di caratteristiche assolutamente diverse, però questo è un attimo il nostro marchio di fabbrica. Noi non vogliamo allenatori che allenino quella squadra e basta, no? Noi abbiamo il nostro Under 18 è formato da un terzo delle giocatrici dell'Under 16 ed è questo che è fondamentalmente la nostra crescita, come la prima squadra è formata per due terzi da giocatrici dell'Under 18, no? Quindi abbiamo un mix, viene da dire, di ragazzi, di giocatrici, di annate, che fondamentalmente permette a tutto il movimento di riuscire ad aumentare di qualità. Per quanto riguarda il campionato, la formula è un pelletto diversa rispetto a quella dell'anno scorso, perché non c'è più andata e ritorno, ma facciamo un girone sull'andata a 13 squadre più poi il Final 8. Noi da questo punto di vista abbiamo l'ambizione di riuscire a confermare perlomeno il discorso delle Final 4 dell'anno scorso, quindi di entrare nelle Final 4, quindi entrare nelle prime 4 del campionato, e riuscire a ottenere un interzona, perché questo sarebbe chiaramente il nostro sogno, per riuscire a fare bene come l'anno scorso. Se poi dopo l'interzona arriverà la ciliegina sulla torta, che è venuta l'anno scorso delle finali nazionali, chiaramente sarà il top, no? Per noi. Però attualmente io credo che l'idea è, dobbiamo riuscire a far giocare 25 giocatrici in un campionato da 18, su due squadre, ma non è assolutamente semplice, non è assolutamente scontato, no? Considerando anche il gap di età che c'è. Dobbiamo riuscire a portare delle varie più possibile le capacità delle ragazze, per poi essere pronte, certe già domani, certe fra uno o due anni, per essere inserite nella nostra prima squadra, sia in Serie B o sarà dove sarà, insomma.